È stato riferito che Elle e Regina ha ottenuto l'immunità totale da fasce di diritto britannico, le esenzioni per il monarca sono state scritte in più di 160 leggi dal 1967, secondo un'indagine del Guardian. Ciò include oltre 30 leggi che impedirebbero alla polizia di entrare nelle proprietà private di Balmoral e Sandringham della regina senza il suo permesso di indagare su sospetti illeciti criminali, come i reati contro la fauna selvatica. Tuttavia, le esenzioni per i monarchi britannici risalgono alla fine degli anni 60, in quanto capo di Stato, non possono essere avviati procedimenti penali e civili contro il monarca. Il Guardian afferma che la sua indagine mostra che le leggi sono state scritte o modificate per fornire l'immunità per la sua condotta di privato oltre ai suoi beni privati, beni e attività di proprietà privata. Secondo la stessa pubblicazione, 31 leggi contengono clausole di immunità della regina che vietano alla polizia o agli ispettori ambientali di accedere alle proprietà private dei Windsor a meno che non ottengano prima il suo permesso. Di questi, 16 si riferiscono alla Scozia, dove la regina possiede la tenuta di Balmoral di 24.800 ettari. Come monarca, la regina ha una persona giuridica sia pubblica che privata. Thomas Adams, professore associato di diritto all'Università di Oxford che ha esaminato i risultati del Guardian, ha dichiarato: «C'è uno schema chiaro e si riferiscono in gran parte agli interessi economici del monarca». Donald McCabe, il segretario alle comunicazioni della regina, è citato dal Guardian dicendo: «I principi dell'applicazione della corona sono consolidati e ampiamente conosciuti». Stava commentando la dottrina legale: la legge britannica non si applica generalmente al governo e alla monarchia, le esenzioni individuate dal Guardian includono anche il divieto ai dipendenti della regina di perseguire denunce di discriminazione sessuale e razziale.